Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo ospite Giuseppe De Concini, che è l'autore di questo interessante volume, Morire per niente, la casa editrice UTV di Vicenza. Dico interessante perché racconta la Somalia da un punto di vista biografico. È un romanzo, ma è ricco, insomma, di ricordi personali, visto che il nostro ospite ha vissuto, insomma, per alcuni anni importanti della propria giovinezza nel paese africano. Erano altri tempi rispetto a quelli attuali, ma questo libro serve a conoscere una realtà che potrebbe essere estesa a buona parte, quantomeno, dell'Africa. Detto questo, partirei dal dato biografico, perché se raccontiamo quello, capiamo anche questo gesto Certo, d'amore letterario. tra il 1976 e il 2000, scusate, il 1982, per circa 6 anni, sono stato in Somalia a seguito di mio padre, che era docente universitario e che con la collaborazione universitaria e scientifica tra l'Università di Padova e l'Università Nazionale Somala, è stato lì per insegnare e per coordinare i corsi della facoltà. Devo dire che è stato un bel approccio, è stato un momento molto particolare della mia vita che ha creato un prima e un dopo. Ha creato una frattura che ha consentito alla testa di aprirsi evidentemente a realtà completamente diverse dalla nostra e che mi ha portato una messe di incontri, di situazioni nelle quali mi sono trovato o che mi sono state raccontate, che ho metabolizzato via via, pian piano, nel corso dell'esistenza, e alcune delle quali sono transitate poi in questa trilogia cosiddetta africana, cioè in questi 3 libri che ho scritto, quasi a pagamento di di un debito nei confronti dell'Africa, nei confronti dei miei, che hanno avuto l'intelligenza e l'acutezza di portare un ragazzino di 16 anni in una situazione veramente al limite della pericolosità Già allora. costante, sì, perché c'era banditismo, c'era di tutto, e anche debiti nei confronti di persone che ho conosciuto, che ho amato, con le quali sono stato per parecchio tempo e che poi ho completamente perso. Credo che pagare questi debiti sia stato per me una forma di rispetto nei confronti loro, nei confronti del paese e nei confronti dell'Africa in generale. Insomma, la vita di Giuseppe De Concini è AS e PS, ante Somalia e post Somalia, però già l'introduzione dicendo sono stato in Africa al seguito di mio padre, docente universitario, chiamato là dall'università locale, fa capire come i tempi siano cambiati. Perché Assolutamente oggi, sì. dovendo pensare alla Somalia, si pensa veramente a un paese distrutto. È un paese, direi, che non esiste più come entità statuale. È un paese che ha problemi di diversificazione proprio a livello etnico, commerciale, sociale, statuale al proprio interno. Ci sono almeno 4, 3, 4 realtà che si dicono statuali ma non lo sono, all'interno di una realtà che vorrebbe essere sovradimensionata rispetto a questi. Quindi è una situazione con problemi di banditismo, sì, con problemi di Pirateria anche. kedaismo, con problemi di pirateria sulle coste che hanno provocato addirittura interventi internazionali, perché ricordo che le flotte internazionali statunitensi, inglesi, italiana per esempio, sono intervenute perché alla volta del Corno d'Africa per entrare poi in Mar Rosso i mercantili venivano assaliti e venivano depredati. All'epoca del suo soggiorno, del soggiorno della sua vita in Somalia, ne parlavamo prima, il premier era Siad Barre, Sì. governo socialista. Sì. C'erano già i prodromi del dissolvimento dello Stato, come si è visto negli anni più recenti? Ma allora, probabilmente sì, che io avessi la capacità di coglierne i sintomi a 16, 17, 18 anni, credo Certo. no. Indubbiamente c'era una situazione che si è aggravata moltissimo con la guerra dell'Ogaden, cioè la guerra portata dalla Somalia all'Etiopia di Mengistù,
per riappropriarsi di un settore che attualmente e continua ad essere etiopico, ma è di lingua, tradizione, etnia somala. È un paese poco più che desertico, però era fondamentale per l'orgoglio nazionale somalo riacquistare quel pezzo di territorio. È andata malissimo, gli etiopici aiutati dalle truppe russe hanno dato una sonora bastonata a Siad Barre e questo ha cominciato a scricchiolare come potere e anche come autorevolezza. Questi eventi come attraversano il libro, che è un romanzo? Sì, dobbiamo ricordare, cioè non è non è un reportage, non è un saggio, non è una biografia, è un romanzo. È un romanzo che attraverso quindi il filtro romanzato, personali sono, comunque. Parte dai ricordi personali e propone una serie di storie che vengono connesse al loro interno da un fil rouge che è sempre quello, e che è quello dell'inutilità del morire in Africa, in Somalia, un'inutilità che va dall'assoluta accidentalità della morte alla scelta di una morte per ragioni che noi riteniamo inutili. Per chi come lei comunque ha vissuto quella realtà, cosa significa oggi l'immigrazione da quei paesi? Come la vive, come la analizza, come la giudica? Allora, è chiaro che, come si diceva prima, stare in una situazione nella quale, al di là della penuria alimentare, si è costantemente colpiti da eventi che possono essere i più casuali, perché il leone non è previsto, no? Lo sciacallo non è previsto, il germe... E lì ci sono per davvero. E lì ci sono per davvero. E il germe non è previsto. La bilarziosi, l'assunzione di acqua infetta, per esempio, con quindi questa endemicità della dissenteria che fa migliaia di morti l'anno, sono ragioni sufficienti per mettere un piede davanti all'altro e spostarsi verso qualcosa che si crede, si pensa, si vuole migliore. Poi magari non è così. In quegli anni forse no, ma a posteriori ha analizzato un po' il suo modo di essere in Africa? Era un po' l'atteggiamento del colonizzatore? In una pagina del libro io dico come mi sentivo in quel periodo. Non mi sentivo più così bianco, o almeno tanto bianco, da guardare le cose in maniera molto distaccata e con proprio l'occhio del reportage, no? Che ha un suo inizio e ha una sua fine. Ma non ero altrettanto nero, sufficientemente nero, dall'accettare tutto quello che avveniva con lo spirito che loro hanno. Quindi ero, diciamo così, un variegato, bianco e nero, commisto e problematico, problema che non ho ancora risolto. Beh, il libro scritto con gli occhi del bianco? Ovviamente sì. O del colore? Ovviamente sì, con gli occhi del bianco, cioè con gli occhi di chi ha comunque alle spalle una situazione economica, culturale, intellettuale diversa da quella della regione. Però non c'è il distacco. Non c'è la volontà di fotografare la situazione, è un esserci dentro ed è diverso, credo. Lei dice un debito di riconoscenza. Per un occidentale oggi, italiano, è difficile pensare a un debito di riconoscenza verso la Somalia. E in cosa lo sostanziamo? Direi... allora, partiamo da un presupposto. Noi siamo spaventosamente europocentrici. Il nostro modo di vedere qualunque... Pensiamo sempre che siano gli altri a doverci dire grazie. Sì, ma anche no. Nel senso che anche quando diciamo il problema è stato il colonialismo. Tutti i problemi dell'Africa nascono dall'arrivo dell'uomo bianco che ha cominciato a colonizzare quelle terre. Pecchiamo di eurocentrismo. Noi pensiamo che comunque o tutto il bene o tutto il male venga dall'Europa. Non è così.
Se noi ci proponessimo di valutare in maniera equanime i torti, le ragioni, lo scambio che c'è stato, l'interpolazione che c'è stata, noi scopriremo che molto, molto probabilmente paesi come la Libia, l'Eritrea, l'Etiopia, la Somalia, non stanno venendo qui, sono già qui culturalmente. Noi dovremmo riconoscere questa parte di cultura nera che noi comunque portiamo. Concluderei con una domanda curiosa che però secondo me fa capire molto lo spirito anche del libro. Lei ha, mi diceva, ha preso la patente in Somalia. Ecco, come si guida in Somalia? Male. È come un'autoscuola somala. Noi vediamo delle immagini di strade sterrate in mezzo a paesaggi incredibili, insomma, assai diversi dai nostri. Ecco, faccio un accenno. I paesaggi sono incredibili, ma il libro non si sostanzia di paesaggi, non è un libro illustrato. Come si guida in Somalia? In Somalia io posso dire che si guida in questo modo. C'è la strada asfaltata, l'unica, una delle poche strade asfaltate. Normalmente guidi fuori dalla strada asfaltata, nella pista o a destra o a sinistra della stessa. Perché non essendo mai stata manutenuta da quando è stata fatta, si allargano delle piscine profonde un metro e mezzo, e se ci vai dentro anche solo a 60 all'ora, scassi tutto e lì rimani. Dunque c'è la strada asfaltata, ma non si usa. Grazie a Giuseppe De Concini, grazie per questo spaccato di vita africana. Il resto naturalmente, seppur romanzato, lo si trova all'interno di questo interessante volume, Morire per niente. UTIV è la casa editrice e lui, l'autore, è stato nostro ospite. Grazie. Grazie a lei. Buon lavoro, alla prossima.